Buonasera a tutti, benvenuti ad Attenti al Lupo. Stasera parliamo dei negozi, in particolare i piccoli negozi che stanno sempre più sparendo nelle città italiane, nei centri antichi delle città italiane. Perché? E c'è un rischio di desertificazione anche con delle problematiche legate anche alla sicurezza delle persone e delle famiglie. Ne parleremo con i nostri ospiti che ringrazio e saluto. Buonasera Rosario Trefiletti, presidente del Centro Ricerche Indagini 3. Buonasera, buonasera presidente. Buonasera e buonasera a Mariano Bora. Cerchiamo di dare una risposta a Rosanna. Chiedo a Trefiletti, è un problema che riguarda in qualche modo anche tante persone anziane, perché è vero che è possibile andare al supermercato, ma non è che sono sotto casa tanti. Insomma, c'è un rapporto fiduciario la persona anziana in un paese dove la gente invecchia sempre di più, questo è un problema? È certamente un problema, noi lo denunciamo già da molti anni, la desertificazione dei centri urbani, non solo come giustamente ha detto la lettera e si dice ormai come quasi luogo comune, che c'è un problema anche di sicurezza, nel senso che desertificare significa in buona sostanza che non c'è più la vetrina illuminata, non c'è più il passaggio dei cittadini, eccetera, eccetera. Quindi c'è un problema di sicurezza e poi c'è un problema del negozio di prossimità che dà la possibilità alle persone anziane di scendere da casa e fare la spesa sottostante. E quindi anche questo è francamente un grosso problema, è un grosso limite. Però volevo aggiungere un'altra preoccupazione, perché mi sono fermato a due preoccupazioni: sicurezza e la questione di prossimità per agevolare gli anziani. C'è anche un altro problema, un'altra questione, legata anche ai fatti culturali, al come si vive la città. Guardate che non solamente gli anziani, ha ragione Mariano, non c'è un problema solo gli anziani. Guardate che i cittadini che andavano e vanno a fare la spesa nei negozi sottostanti di prossimità, c'è anche il dialogo. C'è anche la discussione, c'è anche il ricordo delle tradizioni. Io ricordo mia madre quando andava a comprare si faceva dal pizzicagnolo, per la verità a Milano si chiama in un altro modo, è la macelleria, qui il pizzicagnolo che altro. Beh, gli spiegavano alcune ricette, come si potevano fare, come si poteva cucinare, eccetera. Quindi viene a mancare anche questo elemento culturale molto importante. Ma vengo alla risposta molto rapidamente. È chiaro ed evidente che qui ci sono due questioni. La prima, lato della domanda. Se la domanda cala, è del tutto evidente che i negozi vanno in crisi. La domanda cala perché il potere d'acquisto scende in maniera clamorosa. Poi, se volete, c'è il piccolo studiolo del collegamento spese delle famiglie con i tassi di disoccupazione. Poi ne parleremo. E poi ci sono gli affitti. Cioè ecco, gli affitti sono un problema. Esatto, certo, sono un problema serio per tantissimi. Un problema anche con Bella. Ma Filetti, è d'accordo in che modo si possono poi concretizzare, secondo lei, mantenendo insomma anche la scelta libera da parte dei consumatori di poter andare al supermercato o un ipermercato? Perché magari i prezzi. Altro. Magari i prezzi sono più bassi, perché bisogna tenere presente anche questo aspetto. Certamente, però il negozio di prossimità ti dà quelle cose che dicevamo prima, oltre sempre la sicurezza. L'aspetto sociale. Anche certo. San Galli ovviamente lo sottolinea, e poi c'è l'aspetto sociale, c'è l'aspetto culturale. Cioè il negozio di prossimità è una ma cosa... Ma il ruolo chi lo dovrebbe avere? Il Parlamento, i comuni, le regioni? Chi dovrebbe dare un contributo concreto? Io penso non tanto a leggi nazionali, penso proprio, so benissimo che c'è una legge, la legge nazionale è invocata per via di fare un quadro regolamentatorio per quanto riguarda le festività. Io sono un attimino un pochino più articolato rispetto a questa questione delle festività. Sarebbe più opportuno che il collegamento apertura o chiusura sia collegato effettivamente al territorio, che cos'è e che cosa deve fare. Il consumatore, Trefiletti, deve guardare solo al prezzo, che è importante chiaramente, perché insomma in un periodo di crisi economica si tende a risparmiare, o anche un po' essere un po' più responsabile, attento, dove va, dove entra, cosa compra, poi la... Ambedue le cose. C'è un salto di qualità, ci deve essere? Assolutamente sì, ma scusa, cioè adesso al di là delle convenienze, che sono poi le cose che condizionano giustamente in termini positivi il consumatore, perché a certo punto il consumatore preferisce andare al centro commerciale, va al centro commerciale, preferisce andare da non si può fare pubblicità, ma queste, lo dico per semplicità, da Amazon, si compra in rete, eccetera, eccetera.
Una cosa, per esempio, le piccole botteghe dovrebbero già cominciare a ipotizzare innovazione di questa natura. Ma detto ciò, io posso esprimere però la preoccupazione che c'è una, con questo nuovo modello, c'è una caduta di socialità anche nel sistema delle compravendite nei negozi. Okay? Per me è fondamentale, importante anche questo. Grazie a Rosario Trefiletti, presidente del Centro di Ricerca Indagini. Grazie a voi. Tre è tutto per Stasera Maris. Per questa sera.